Solo là,
non ci sono altri dati sparsi su nessun altro client o ospite della rete, quindi se il server file l'hai creato e non l'hai cancellato, deve stare per forza là, non andare a cercare in giro nel mondo. Un'altra cosa fondamentale è l'implementazione di RIND. Sappiamo cos'è RIND? È una particolare, diciamo, configurazione di dischi, ovviamente, realizzata per migliorare la qualità della sicurezza dei dati e qualche volta anche la velocità di lettura e di accesso a questi file. Qualche, ma non tutti i RAID sono pensati, non tutte le configurazioni RAID sono pensate per aumentare la velocità. E un'altra cosa molto che per me è fondamentalissima è che il computer, un client della rete, si può rompere in qualsiasi momento della giornata, il giorno della notte, non ce ne frega un più. Nel senso che particolarmente quando ti serve, e mi dà di più, si possono rompere pure i dischi di quel computer, non ce ne frega, non ci saranno mai perdite di dati e basterà semplicemente cambiare il computer, loggarsi verso il massimo e ritroveremo i nostri dati così come li avevamo lasciati. Questa è una cosa fondamentale, anche perché i costi di recupero dati oggi stanno alle stelle, un piano da 500 giga si parla intorno ai 1000 euro fare un numero dati serio, e non è detto tra l'altro che si riesce a effettuare un numero dati, quindi la sicurezza sono effettivamente persa. Quindi avere un luogo sicuro dove conservare i nostri dati è molto importante, non tanto per un uso domestico, anche se comunque dico la verità, il RAID forse è più importante per uso domestico che per uso aziendale. Mi spiego perché. Perché per uso domestico io ho sopra il mio computer, ho le fotografie delle vacanze, non le posso mai più, cioè l'ho persa nel finale, sono quasi più che l'ho persa. Mentre, che ne so, uno studio di commercialista sicuramente ci avrà anche le fatture in formato cartaceo, se ha perso tutti i dati si mette la segretaria del fotografico e si trasferisce tutti i dati. E oggi chi fa i loro dati sono più privati che le aziende, anche perché le aziende, grazie anche a questi sistemi, si sono organizzate con sistemi RAID e non se ne fotte se per un mese. Anche perché parecchie configurazioni RAID permetto di la soluzione del disco guasto anche a computer acceso molto probabilmente, e avendo comunque delle copie di backup fondamentalmente da altra parte, per cui anche se si rompe un disco con i miei dati, sostituisco un disco nuovo e sto a posto. Dicevo prima, perché devo sottolineare che un dispositivo sia hardware che software, perché i NAS attualmente in commercio utilizzano come hardware un hardware tipo di piccole pretese, poiché i processori non è che debbano elaborare chissà quali calcoli infinitesimali, no? Questa fondamentalmente sono semplicemente veramente per gestire un attimino il passaggio di dati. E quindi i processori contenuti all'interno dei NAS sono bassissime prestazioni. Oggi forse ci stiamo orientando verso qualche altra struttura, qualche server di fascia, qualche NAS di fascia alta già montata dal processore.
connessione, una presa Ethernet, ma poi verrà collegato il cavo RJ45 per la connessione sulla rete, ma è, comunque ci sono anche NAS sconsigliati, wireless, sconsigliati per tanti motivi, sia di sicurezza ma anche di valore di prestazionale, come una rete wireless è nettamente inferiore a una rete soprattutto gigabit. E i modelli NAS hanno questa che è una presa USB. Vedremo dopo l'utilizzo di questa risposta. Per quanto concerne invece il lato software del NAS, tecnicamente allo stato attuale degli sviluppi dei NAS hanno un'interfaccia web dalla quale, tramite un pannello classico semplice, username e password, ci si logga, si apre una finestra ovviamente di gestione del NAS e delle configurazioni, e tutti i NAS, cosa fondamentale, hanno un pannello per la gestione di utenti, per le regole di accesso ai utenti, perché potrebbe molto spesso essere necessaria una configurazione in cui non tutti gli utenti di quella rete possono connettersi a qualsiasi risorsa condivisa dal NAS. Ci potrebbe essere cartelle completamente nascoste per gli utenti, o un gruppo utenti, o cartelle il cui accesso è in sola lettura, o di due strutture. Questa è una classica configurazione, vabbè, di montaggio fisico, diciamo, di un NAS, dove c'è uno switch centrale o router, un modem ADSL, tanti host, tanti client, tante workstation di lavoro e un solo NAS. I prezzi del NAS, queste sono note dolenti, ovviamente. A partire dal NAS più semplice, più economico, dalla cifra di 100 euro, escluso dischi, ovviamente. I dischi, a consiglio personale, vabbè, non li valgo questa cosa. No, mi sa che c'è tutto un altro discorso che volevo fare, insomma. Vediamo che ci sono divisi per tipologie, NAS, uso domestico o ancora in piccolo ufficio più grande, piccole imprese, grazie un attimo, e addirittura NAS molto grandi per aziende di data center addirittura. I prezzi ovviamente oscillano dai 100 euro all'infinito in euro. All'infinito sono gli HP, sta prendendo ultimamente NAS da 25.000 euro. Sono però 24 dischi. Ovviamente è inutile dirvi che più aumenta il prezzo di NAS che vogliamo acquistare e più caratteristiche migliori e qualità ci del NAS, non solo prestazionali ma anche di gestione. Per esempio, già vedo qua, per esempio, questo qua di Batman, per esempio, il prezzo, che gestisce molti file system a nostra scelta. La vista interna di un NAS è più o meno questa. Questo è un mappa aperto. Possiamo notare come sulla base di una schedata ci sono delle connessioni serialate per i dischi, dietro ci sarà un processore sicuramente, e una RAM, che in questo caso è di tipo small, cioè classica RAM per portare. Quella era una volta è la classica RAM per portare, perché anche oggi molte robe rimane tipo Mac, eccetera, non lo voglio dire, fanno uso di questa tipologia. Mentre questo non è un NAS, sembra un NAS, ma vabbè, questo è un padrone della Shuttle, un computer only one, una volta. Questo per farvi vedere quanto sono simili le architetture hardware dei due, no? Anche qua abbiamo un processore, possibilmente non c'è questo qua sotto, slot di espansione, slot per la RAM. Forse non si vedono i serialati, non si vedono i controlli, no, forse questo qua dovrebbe essere un po' meno. Ah no, sono cose che sono due, controllo di e controllo serialata. Io non trovo praticamente nessuna differenza tra i due. Quindi fondamentalmente l'hardware del computer è identico specificato all'hardware che possiamo trovare all'interno del NAS. Quindi la differenza è solo sistema operativo che permette a quell'altro di fare determinate cose piuttosto che altre, cioè di essere utilizzato come PC piuttosto che come NAS. Questa penso sia stata la stessa idea di questo tipo, Olivier Rochard-Labbé, francese, la provincia di
anni, questa non è la ritardo che gli aveva fatto carriera, si è trovato leader di questa. Per ignoti motivi, non meglio noti, diciamo, motivi, un giorno decise che non poteva o non voleva, non si è capito, continuare lo sviluppo di questa, di questo sistema operativo a partire da una licenza FreeBSD, una distribuzione FreeBSD. Aveva previsto un lento, una lenta migrazione verso il sistema Debian monolitico, no? Continuare quindi questo sviluppo sotto Debian. Ma cosa succedeva? A parte che sarebbe stato uno smacco terribile per la comunità di FreeBSD di perdere un progetto che comunque aveva accumulato veramente parecchi consensi nel corso dei tempi, ma la cosa fondamentale è che non essendo più nativo FreeBSD perdeva il supporto nativo a ZFS, che è il file system utilizzato da FreeBSD. Questa era una cosa fondamentalissima, innanzitutto perché il file system è molto robusto, affidabile e solido, ma soprattutto perché ci sarebbero state delle compatibilità fra chi fino a quel momento aveva utilizzato FreeNAS utilizzando ZFS, e ovviamente non lo poteva utilizzare più, ci sarebbero state veramente delle grosse difficoltà. Quindi nel 2009 viene rilasciata quella che sembrava essere, vediamo perché sembrava essere, l'ultima versione di FreeNAS, la 0.6, che utilizzava anche questa nomenclatura a partire da 4.0, perché forse non si erano mai ben resi conto che fondamentalmente lo sviluppo era uno stato così evoluto che si sarebbero potuti permettere anche versione 1, ma allora stanno ancora a 0.7. Che cosa succede? Che questo Matt Hollander, che era il CTO di un'azienda X-Systems, lui dice che è stato un utilizzatore per lungo tempo, da lungo tempo, di FreeNAS, e lo è stato. Però sentì lui questo principio, io non ci vedo, non mi ricordo. Questo principio per quale il progetto bisognava continuare sotto FreeBSD. Lui dice perché per stabilità, dice che sin dall'inizio come file server si era dimostrato FreeNAS molto solido grazie all'utilizzo di ZFS. In realtà questa X-Systems, alcune ricerche che ho fatto, in realtà il nome FreeNAS continua lo sviluppo. Nel maggio, questa sappiamo la 5 maggio, rilascia la sua azienda, questa X-Systems, rilascia la prima versione di FreeNAS e non è matura, dalla 0.7 all'8, in mezzo c'è un vuoto. Questo sta a significare, cioè questo la scelta apposta non è 1.3, di non continuare diciamo la vecchia nomenclatura, come se fosse un nuovo anno, 0 per FreeNAS praticamente. Quello può significare che inizia una nuova era, perché ha stravolto completamente quelli che erano i meccanismi di gestione massa, ma anche dell'interfaccia grafica, è rimasto FreeBSD e ha continuato il supporto per ZFS, ma la gestione è stata totalmente radicalmente modificata. Per indicare questo ha deciso di chiamarlo 8.0. Quindi questo Oliver, che era il primo sviluppatore di FreeNAS, vende il nome a questa società che ne continua un po' di sviluppo, però dona il falso oggetto, che è un open source, già facendo open source, ti dona a una nuova community di sviluppo indipendente. Inizia progetti per cavoli suoi. Il problema è che perché FreeNAS non sapeva di dare un macro registrato, non poteva più continuare a rilasciare il sistema operativo sotto il nome FreeNAS, e quindi è stato necessario per farlo a NAS secondo me questa opzione. Ho avuto a che fare via forum con qualcuno della community di NAS for free, anche perché anche io ho cercato di pensare a FreeNAS, poi ho interrotto, non so, poi ho NASA ha iniziato lì, diciamo, il mio storico personale, ma sono ritornato a NASA Profit e mi dico la verità, ho avuto grosse difficoltà. Ho finito di trovare semplicemente versioni nuove, aggiornate, migliorate, in qualità di sicurezza, in realtà era completamente diverso. E la nuova community di sviluppo ci tiene a precisare due cose fondamentali. Innanzitutto che NASA Profit non è assolutamente un fuori del vecchio FreeNAS, non lo è, ma è la naturale continuazione dello sviluppo di quello che è stato FreeNAS. Quindi a questo punto mi sembra
se non ce la prendi non sono necessari, perché comunque li realizzano di simulano lui, diciamo così, no? E riesce a realizzare tra il livello software tipo 0, 1, 5 e list, cioè 0, 1, 1, 0, 5, 6, 5, 1, eccetera, cose che dirai 0 per lo string, dirai 1 mirroring, sarebbe infinito il discorso, o quasi. Per l'acciaio di Mario, utilizzando un controller, addirittura riesce a fa la crittografia dei dati contenuti su un disco. Ovviamente è molto importante, vero Mario? Certamente. È fondamentale. Però non utilizza l'FMA, controllato. FMA. Non ancora. Non ancora. Però bisogna mettere un altro. Si può fare. È un po' difficile mettere un altro, forse. Ci sta già pensando, non la faccio che fare. Di fare sistemi invece supportati sono molto alti, molto alti. Tra cui ovviamente l'ho detto prima ZFS e UFS. Come messi insieme ZFS e UFS, non sarà la virgola, perché sono i due file system che la community di sviluppo ha deciso che debbano essere i file system di riferimento, quelli là diciamo standard del massimo che sono quelli più stabili e più sicuri, anche se soprattutto ZFS necessita di dialogo poco più importante, soprattutto per quanto riguarda la RAM. E tra l'altro nelle note proprio il sito ufficiale di Massimo Fri dice che non si assumono responsabilità per i dati eventualmente persi se era stato configurato un file system di tipo XT2, XT3, FAT o LTFS. Loro dicono funziona, lo supporto, ma il file system LTFS fallo, però non è solo responsabile. Questo è un po' ecco, non ho mai perso dati nelle terre utilizzando la massima. In realtà loro non ci assumono responsabilità, anche se si citasse un file system ZFS o FTS, loro giustamente non si assumono responsabilità. Però loro lo fanno per tendere, esatto, per convogliare l'utilizzo dell'esterno, che può
si può accendere attraverso Magic Pad. Esatto, il Magic Pad. Però lui utilizza ovviamente il Mac Address di quella scheda di rete per indirizzare il comando di, perché il Mac Address, come sapete, più degli indirizzi IP è univoco, non solo all'interno della rete, ma teoricamente, forse teoricamente, è univoco anche al mondo. Cioè ogni scheda di rete, wireless, field, tutto, ha un proprio indirizzo Mac fisico univoco al mondo. Per cui se faccio il comando, accendimi la macchina con quel Mac Address, è sicuro che in qualsiasi parte del mondo sta, ovviamente per la comparazione che potete accendere le macchine tutti quanti conoscete Mac Address, però comunque tramite Mac Address è possibile accendere la macchina stessa. Questo non è moltissimo utile, nel senso che sì, l'uso di un altro file comunque è quello di essere installato sul server, che teoricamente dovrebbe essere sempre raggiungibile, quindi sempre acceso. Il problema si potrebbero presentare i filari, i calcoli di lezione si devono compiere. Beh, recenti, metto l'UPS, vero, metto l'UPS, quale di tutti. Capita il venerdì sera, andiamo all'azienda, ce ne andiamo e entriamo lunedì mattina quando andiamo a lavorare. Quindi prima di lunedì mattina non possiamo accettare quel compito. Perché l'UPS ovviamente dobbiamo lavorare in Italia. Il mio UPS vuol dire sparo 10 ore, sempre acceso il computer, ok? Ma sparando, ma sparo 10 ore acceso, ma comunque finisce, se esaurisce la batteria, come si spiega? Potrei comunque accenderlo. Può essere utilizzato anche come bridge di rete, un ascolto, questa è una cosa interessante, mentre le comunicazioni penso a livello 6, forse della rete gerarchica dei, diciamo, delle reti, mettere comunicazione due reti. Anche come precedente, ovviamente necessitano di due schede di rete, no? Quindi un ingresso per una rete e un altro banco. Poi esiste quello scoperto che esiste questo hardware, che lui non conosce la esistenza, Common Address Rendals Protocol, che fa miliardi di cose, sinceramente non l'ho studiato a fondo, però mi sono chiesto come mai la community del Massive OT l'avesse incluso fra le proprie caratteristiche, diciamo. E ho scoperto perché. Effettivamente è perché fra le varie cose che gestisce questo hardware, questo Common Address Redundancy Protocol, gestisce load balancing fra le connessioni di rete. Quindi a seconda del carico che in quel momento sono richieste, in un determinato momento si possono verificare più richieste risorse a quella a quel massimo, no? E lui, ovviamente sfruttando più reti, riesce a bilanciare la rete. Se non ci sono richieste, magari mette a zero tutto l'area giusto l'ordine acceso. Se magari sono molte richieste, insomma, cerca di bilanciare i carichi. Poi c'è questo PAST, che è un protocollo che sta prendendo piede, ma non lo studiamo ancora, sinceramente. Ma che non solo il protocollo, ma è anche un punto di set che serve per la sincronizzazione dei file. La sincronizzazione piuttosto che il trasferimento di file potrebbe essere comodo, perché ogni file, come sapete, ha all'interno anche non solo il contenuto, il nome, l'estensione, ma ha anche registrato quando, no? È stata apportata l'ultima modifica a quel file. Con questo sistema di sincronizzazione è utilizzato per i sistemi di backup, anziché backupare ogni volta tutto il contenuto di un disco locale verso il master, si può semplicemente backup sincronizzare. Quindi soltanto i file che cioè, vengono, diciamo, viene effettuato il backup soltanto dei file che sono stati modificati. Praticamente usa, però non fa soltanto uso della data e dell'ora per capire quale file è stato modificato. Ma fisicamente li controlla bit a bit, vedete qual è il diverso, ed è molto veloce. Altre caratteristiche di NASPOFIN, per cui è potente, è un potente strumento, perché ha anche degli strumenti di monitoring, fra cui ovviamente lo smart, che non è proprio ovviamente, non è, cioè lo smart serve un monitoring analysis, analysis, l'avevo corretto, giuro l'avevo corretto, non è analysis. Analysis. Tecnologie. Questa è una tecnologia
praticamente è l'artist che si autodiagnosi, si fa una diagnosi, si monitora, si fa una diagnosi e crea dei report nel quale dice lo stato di salute del disco, quanti cicli vitali ancora ha quel disco prima di morire. Un disco che esce dalla fabbrica ha un determinato numero di ore dopo le quali si dovrebbe risparmiare. Cioè, la fabbrica ti garantisce l'utilizzo di quel disco entro, non lo so, 100.000 ore. Dopodiché, stai in mano a Dio, se te la vuole mandare pure, beh, il disco, cioè la fabbrica lo reputa a guasto quel disco. Sul settore del disco stesso, da solo si scrive quali possono essere, quali sono i settori danneggiati del disco, quali e quanti, e fa in modo che su quei dischi, su quei settori di dischi, non venga più effettuato accesso di alcun tipo, non neanche in lettura, perché potrebbe causare un crash di sistema, anche semplicemente leggendo un settore danneggiato. E se è presente un file, una porzione di file, ovviamente, quel settore, nel momento in cui il disco dice di essersi passato in quel settore, il file viene fisicamente spostato su un'altra parte del disco e quel settore viene segnalato come guasto. Quindi non ci sarà mai più accesso a quel settore. Quindi, come dicevo, è una tecnologia non tanto di NAS for Free, ma una tecnologia che utilizza NAS for Free, nel senso che riesce a comunicare col disco, a recepire queste informazioni e a mettercele in chiaro, in modo che un utente, quasi sempre ovviamente un sistemista, perché non è che in un'azienda chiunque utente della rete va a controllare lo stato, l'usura dei dischi, no? Un sistemista va e controlla quel disco in che condizioni di salute sta. Questo è importante perché prevenire un guasto è importante piuttosto che prevenire, meglio che curare. Possiamo effettuare la soluzione di quel disco prima che si guasti, ma piuttosto che prima che si guasti, piuttosto che ottimizzare. Io posso intervenire. Quindi lui praticamente interroga i dischi e ci fa un record dettagliato di quello che sono le condizioni di salute del disco. Inoltre è possibile attivare degli allarmi, degli avvisi di IMEI. Possiamo dire di avvisarci qualsiasi cosa succeda all'interno del sistema operativo. Avvisami anche quando c'è un accesso, cioè quando l'utente Marco effettua l'accesso, avvisa, mandami l'email, avvisa. Oppure quando un disco supera una determinata temperatura, cioè qualcosa che non va nel sistema hardware, magari si è tutta qualche pezzo. Oppure ancora mi dice avvisami via email quando si sta riempendo, non c'è più spazio a disposizione, no? Perché possiamo mettere anche 24 dischi da 50 tera ciascuno dentro. Comunque è un sistema che tende ad esaurirsi, quindi avvisa che devo correre il fatto, cioè per dare un'assa di dischi o fare qualcosa perché non c'è più spazio di storage. Quindi per qualsiasi cosa che vogliamo essere avvisati, lui deve ce l'avvisa. Poi, sempre per quanto riguarda il comandatore, c'è questo numero che è Network UPS Tools. Lui non solo riesce a comunicare e a vedere lo stato di misura dei dischi, ma comunica anche con UPS. Però gli impieghi di continuità, ovviamente chiamano gli impieghi di continuità, ovviamente se il UPS che stiamo utilizzando utilizza questo protocollo, cioè fa report, o via USB, a cosa serve la famosa porta USB che abbiamo detto, o anche via Ether, perché molto UPS oggi riescono a comunicare anche via Ether. Serve non solo per dire quanto tempo ci manca ancora prima che cioè quanta autonomia, diciamo così, ha il nostro GPS prima che si spenga, ma ci chiede lo stato di salute delle batterie e soprattutto ci chiede il carico, che in quel momento, perché ogni GPS ha un proprio carico in watt ovviamente, che può supportare. Se ci colleghiamo col parola per facendo un casino, lui ci dice in quel momento quanto carico, che percentuale del carico massimo, del GPS. Se ci accorgiamo che è troppo, magari ci stacchiamo qualcosa, ci stacchiamo un mondo. O le vento, tanto il mondo non serve, soprattutto per nascere un figlio. Ma io sono un mondo per utilizzare questa cosa. E poi utilizza ovviamente l'SNMP, che è il Simple Network Management Protocol, che è il protocollo che serve appunto per la gestione di questo. E lui utilizza.
quanti da lavoro io, Apple è utilizzata molto solo la parola. Peace.
tutto ciò che registra lo registro sul NAS. Ma questo è l'unica anche a l'ho provato, funziona, funziona bene, nel senso che posso fare in modo che le telecamere IP della rete registrino direttamente, quindi io proprio fisicamente non compro più di quello, non lo so più, e ha anche una gestione delle immagini per rivederle, per vedere magari quello che è successo 3 giorni fa in quella stanza o fuori, no? C'ha anche degli utili per queste cose qua, nella quale è configurabile anche in base ovviamente alla fisica che abbiamo dato, la cadenza di fisica che abbiamo dato lì, quanto ciclo precedente di registrare prima sopra scritto. Un disco da 1 tera registrato con finastro, vabbè, non si è mandato nulla, ma ho registrato 15 giorni penso. In 6 telecamere. Quindi come può? E ha funzionato bene. Quello che ho detto vediamo dopo il print server, nel senso che cosa serviva quello, questo è il che abbiamo visto prima. I NAS attuali hanno 1, 2, ma i NAS da 12.000 euro montano fino a 7 USB. Quindi che cosa serve l'USB? O a fare una connessione di stampanti, quindi può funzionare da print server, o per condividere il print e il contenuto dell'elemento USB o dal disco USB. Lo collego al NAS sulla porta USB e automaticamente ce l'ho condiviso fra tutti i utenti della rete. Per default vengono condivisi come anche tra accesso anonimo, cioè le risorse condivise tramite USB di altre mente, a quella risorsa si possono accedere tutti, non c'è regole di accesso. Anche un anonimo, questo per default ovviamente è sempre configurabile come voglio essere usato da Windows, sempre più quale decido. C'erano delle altre cose, ma sai, così. Comunque l'importante è che sappiate che così come la Linux apt, get, download, scarica e installo, possiamo fare anche chi ha una console, una riga di comando, una CLI, una riga di comando, connesso a internet ovviamente, perché sarebbe connessa a internet. Possiamo scaricare e installare qualsiasi andando un po' più nel vivo, diciamo la parte pratica, vediamo le modalità di installazione di questo NAS profilo, perché come tutte le distribuzioni Linux e QBSD ha la possibilità di essere lanciato live da CD o USB. Cioè live significa che non viene installato il sistema operativo, ma mette il CD, parte, fa il boot, controlla il BIOS, il boot da CD o da PD, parte e lo usa. Ma sono previste due tipologie diverse di installazione, una full installation e una embedded installation, che così come la ZFS, anche l'embedded installation è il modo preferito, consigliato da loro, vediamo perché. Vediamo la differenza fra le due. La full installation non fa altro che prendere fisicamente dati dal disco, dal CD o dalla chiavetta USB e le copia sul nostro hard disk, in modo tale che al riavvio il disco viene effettuato un accesso al disco, ovviamente non viene settato un MBR, parte del nostro sistema operativo. Questo però che cosa implica? Implica che perdiamo un canale a disposizione per collegare il nostro hard disk, perché abbiamo previsto l'utilizzo di un disco di sistema. Quindi se il nostro hardware ha per esempio 4 porte serialata, una la mettiamo ovviamente, perché sarà utilizzata come disco di sistema. Quindi fondamentalmente per lo storage, che è la cosa fondamentale, per lo storage abbiamo a disposizione soltanto dei canali, o cioè serialata, così si vale anche per lì. E nel caso in cui venga rilasciata una nuova versione del software, è possibile effettuare un aggiornamento senza doverlo installare. Semplicemente scarichi la versione, la nuova ISO della versione, c'è cioè, fra le varie opzioni di installazione, ovviamente viene eseguito il boot da questa nuova ISO, fra le opzioni, fra questa c'è anche aggiornamento. Ad avvio, versione aggiornata, le nostre configurazioni sono salve e tutti i nostri dati sono salvi. Semplicemente abbiamo la versione aggiornata. Questa installazione è completa. C'è il metodo embedded,
ma su una compact flash esterna, su una pendrive USB. Voi mi direte, ma sarebbe molto più lento. No. Cioè, sì e no. È lento l'avvio, perché lui non fa altro che prendere tutti i dati che gli servono al boot e se li copierà tutti. Quindi questo passaggio è lento. Il tempo di trasferimento fa il fisico dalla periferica compact flash alla RAM, ma dopo è molto più veloce, ovviamente. C'è un risparmio energetico, ovviamente, perché non c'è un disco che può girare, semplicemente dati, cioè qualche millivolt che cammina fra la RAM e il bus e questo. E c'è anche un'ottimizzazione del ciclo di vita dei componenti, ovviamente, perché non c'è più un disco che gira, stiamo arrivando sopra, che fa continui giri e continui accessi al disco. Risparmiamo anche un canale come abbiamo visto prima e ne risparmiamo anche di altre, o comunque se proprio devo avere 4 dischi di utilizzo tutti 4 e 4 scusa, ma indicativamente quanta RAM c'è? Dopo lo vediamo. Anche in questo tipo di operazioni ovviamente è possibile effettuare operazioni di aggiornamento del sistema operativo non più scaricando una ISO completa, ma vengono realizzati dei firmware speciali e particolari, non in formato ISO ma in MLC, che ovviamente sono, almeno
faccia arriva fino alla situazione. Questo è l'altro, in realtà c'è l'altro. Quindi il computer sta avviato, impiega 3 minuti ad avviarsi, cioè non è il tempo giusto per te neanche, perché mette piccolo quando il server è online e ti costringe di nuovo alla configurazione iniziale, perché riesce ovviamente con gli indirizzi più default. Infatti una cosa importante che vi devo dire ora, è che in fase di installazione, qualsiasi tipo di installazione fate, anche l'audio magari, anche se non lo installate, semplicemente eseguite, di non eseguirle, di non avviare nessun paradigma né l'installazione con hardware connesso alla rete. Questo perché il default si assegna un indirizzo IP proprio, che c'è una data 68.250, vedremo a lungo. Se malauguratamente manca a fare la posta la stessa famiglia di indirizzi che utilizza la mia rete e malauguratamente già c'è il nostro, questo è un computer, un apparecchio di indirizzi, con questi indirizzi qui succede una cena. Quindi lo facciamo avviare, ti serve il mondo di prima, per l'attivazione iniziale semplicemente gli indirizzi qui. Una volta che te lo sei assegnato, se sicuro gli indirizzi qui è valido, la faccia la rete sulla moneta. Infatti una volta mi capito una cliente che c'è un mondo che era, diciamo, troppo sensato, troppo femminuccia, era la prostituta, no? Che mi serviva giusto un attimo per attaccare quello che si stava ed era quello che era lo stacco, mi ha detto, ma come faccio, l'hai fatto un po' di capo, quindi quello. E ovviamente, vabbè, l'abbiamo già detto, ma live da CD o da USB, fate attenzione, le ISO scaricabili sono due, a seconda se volete fare una live da CD o una live da USB, cioè no, sono due, sono le due tipologie, non si chiama. Non mi chiedere per quale motivo tecnico è stata fatta questa cosa, ma se avete intenzione di fare una masterizzare fisicamente un CD, se dovete scaricare ovviamente l'immagine live da CD, altrimenti USB. Quello che è simpatico, ovviamente la live non viene utilizzata per ma quello che è simpatico è che utilizzando una pennina USB, un driver USB, che è una pennina floppy o una disk esterno, ovviamente essendo live al prossimo riavvio non ci troviamo tutti di quello che abbiamo fatto, perché tutte le modifiche che effettuiamo non vengono rimasterizzate ovviamente su CD, quindi le perdiamo al prossimo riavvio. Però utilizzando una pennina esterna USB con un floppy o un hard disk, la configurazione, fare il compito XML che poi facciamo una che contiene tutte le nostre configurazioni, è possibile ricaricarlo anche all'avvio successivo in live e ci vediamo tutte le nostre configurazioni. Quindi è una lentissima partita, lentissima esecuzione, quindi vi faccio qualche prova, non vedo altri usi. Ovviamente essendo una live, ma senza, non c'è modalità di aggiornamento, no? Siete costretti a riscaricare la nuova ISO, ovviamente masterizzare il CD e non eseguire. Non c'è altra. Ultima battuta di questa carrellata, il download. Il sito ufficiale non è quello, il sito ufficiale è master.org, ma quello è il server sul quale si appoggia la community di sviluppo per diciamo, fare la download e il download dei file delle varie distribuzioni. E come linkabile anche dal sito ufficiale master.org. Si ha la classica finestrella che dice ma quale versione vuoi? La 9.1, la 9.2, poi con 9.3 si dice scegli. Dopo che hai scelto si ha un'altra finestrina che dice ma quale tipo di architettura vuoi installare? 32 bit o 64 bit? Scegli e clicchi. Dopo ti fa un'altra domanda, dici ma adesso ti devo quale revisione vuoi? Ovviamente l'ultima sempre, non devo l'altra giornata, ci mettiamo su. E poi scegliamo quale tipo di installazione intendiamo effettuare, perché a seconda della nostra scelta scegliamo una live CD, una live USB o una pennina. Quindi alla fine sono per ogni versione di ragazzi, per ogni versione ci sono 6 file, penso, sì. Sono 6 file. Vediamo a quello che ti chiedeva prima, quali sono i requisiti di
questa è una cosa più buona. Ovviamente più ne mettiamo di altro, perché più ce la fanno, non fa mai una cosa davanti, voglio dire. Nel caso invece stiamo parlando di una poter effettuare l'aggiornamento di un'installazione, precedente in formato embedded, abbiamo bisogno di almeno 284 mega di RAM per eseguire l'aggiornamento, i famosi 70 mega. Se invece abilitiamo funzioni avanzate o ne abilitiamo molte, o facciamo uso di RAID 5 per esempio, abbiamo bisogno di almeno 512 mega. Nel caso invece in cui utilizziamo, come dicevo prima, il file system NetLife, il minimo consigliato è 1 giga e si consiglia l'utilizzo di un'architettura 64 bit. L'ho provata su un'architettura 32 bit con 768 metri, 555 e 68, ma un accesso lo fa, un accesso lo fa, non solo sul sistema successo. Qui lo dico più o meno, ma dopo lo vediamo, è possibile utilizzare ovviamente anche macchine virtuali per tutte e due, anzi per tutte e tre i tipi di esecuzione che stiamo guardando, live, in zoom e embedded, e ovviamente la macchina reale deve avere ovviamente requisiti maggiori per assegnare i minimi, ovviamente comunque deve corrispondere a quello della produzione, quindi normalmente facciamo un esempio. Mi è stato chiesto qualche anno fa, ma perché per Giacarta, perché devo fare il NAS for free? Non mi devo comprare un NAS già bello e fatto, ce ne stanno avanti, già bello e fatto, ma perché già NAS for free? Innanzitutto perché altrimenti non esisterebbe con l'open source, ragionassimo sempre così, per ogni cosa non esisterebbe l'open source. Diciamo, perché io mi dovrei fare un sistema operativo open source quando posso andare con Bandi? Mi dico perché sì, perché economico, perché abbiamo visto che comunque un NAS c'ha un costo, l'hardware, no? A di là, indipendentemente dai rischi, quello è un costo, qualsiasi delle due scelte che abbiamo per avere il nostro NAS, il costo di rischio è lo stesso, perché il rischio comunque, questo è quello che volevo dire dopo, per la ricorda, possiamo utilizzare hardware di risulta, è una lama, è un vecchio computer in soffitta, lo scuotro, lo pulisce, lo metto in funzione, ce l'hai sta. Perché ci vuole una segnale di RAM DDR1 a 30 anni va bene, ma può installare su un 23 funziona ovviamente migliore l'altro, l'unico che serve tanto sono le prestazioni, ma funziona bene, è affidabile lo stesso. Il discorso non vale ovviamente per gli artisti, ragazzi, non vale per gli artisti perché roba è artisti, cioè io presuppongo che su Mass ci metto dati miei e non voglio la rete, voglio essere sicuro, quindi un disco o più dischi magari di dubbia provenienza, uno è realizzato appunto in casa regola, un altro c'è lasciato andato, un altro lancio qua, un altro lancio accattato, quindi non mi dà sicurezza, quindi mi trovo sempre a comprare sempre, come le ruote della macchina, sono gli attici, è la cosa che mi dà sicurezza. Ma comunque è economico, perché hardware da buttare ce l'abbiamo più, super hardware da buttare, non può andare. Sotto alcuni punti di vista è anche ecologico, no? Che questo raggio anziché buttarlo, non sappiamo mai che fine fanno, sono tutti in Italia queste cose, inquinamento, dei fumi, vagoni di treni abbandonati, piano aversa con roba da buttare, altamente inquinabile. Quindi è anche ecologico, perché no? Perché dobbiamo mettere sul mercato da fare in modo che altre società producono altro hardware che prima o poi dovrà essere rismaltito in qualche altro modo, quando già c'è quello che devo fare. È molto flessibile, nel senso che se io mi compro un NAS, è nato, è stato studiato e realizzato per fare quelle cose. Punto. Questo è flessibile, modulare, è personalizzato. Ci vuole solo quello che voglio io, posso cambiare anche l'interfaccia grafica che è proprio HTTP, fa un utilizzo per
c'è un perché no. Perché no, il consumo di energia di 5 W se è usato solo come NAS, perché ovviamente i sistemi NAS invece piccolini utilizzano piccoli trasformatori tipo questo, non tipo quelle portate, quindi hanno un basso consumo. Un computer generalmente consuma più, non è alimentato un computer a 400-500 W, il processore quanto consuma, poi ci sono dei calcoli infiniti da fare. Qualcuno si può mettere quanto un computer raccoglie, poi passiamo un server, si presuppone che sia acceso 24 su 24 e quando questo incida sul costo di una corretta a fine mese ti metti di quale processore hai, quanto ti consuma in Italia, quanto ti consuma, state dove statistiche, per miglior caso, maggior caso, quindi quanto consuma. Un massimo invece è studiato, costa per consumare come. In generale se sono processori hanno più vecchi ma non più. Il problema è uno, che se lo utilizzo soltanto come NAS, è vero, per quello che mi dà, a livello di servizi che mi offre, diciamo così, e quello che pago a fine mese di bolletta, magari il costo è elevato, perché comunque un computer acceso che sta accendendo 24-24. Però se intenzione di utilizzarlo per tante altre cose, già per esempio tutte quante, dovresti avere il tuo NAS acceso che consuma la sua corrente, e il tuo computer acceso che ti scarica. Che ti scambia, condivide no? E quindi sarà un bel consumo, quindi se lo usi come NAS magari è vero che a fine mese incide tanto, però se lo utilizzi anche per un'altra cosa magari no, perché dice come lo configuri. Ho visto a volte sempre il discorso di condivisione, a volte molti usano il Raspberry Pi che quello consuma molto poco e condivide molto. Infatti uno dei miei prossimi rapidi scegli, no? Quando un po' di tempo, è cercare di montare un sistema NAS su un sistema embedded tipo Raspberry Pi. Un Raspberry Pi è interessante, perché però... Perché la controller se l'ha. Sì. Non si può montare lì, l'Ethernet ce l'hanno a bordo. Sì. Ma non è stato fatto un porting su ARM? Sì, sicuramente, perché c'ha il porting su esatto, però è ancora molto sperimentale. Devo fare il gioco. No, però se vuoi la cosa. Tutto sempre lo vediamo, quindi è stato progettato e realizzato. Comunque questo è l'unico che ci ha fatto neanche prima, questo perché non è nel punto prima, perché no, per questo motivo. È comunque da valutare. Se riesci a farlo su Raspberry o più qualcosina sempre in bene, però sì, ma sempre andare in un'azienda che ha necessità di fare un sistema di storia non parlare con la Raspberry, non ti paga da lì, ma ti paga da lì a capire il NAS da sempre da Recchi c'è 9 pollici ci direbbe no, ci paga a 50 euro sono 37 poi pure 37 costa qui 16 mAh consuma nella versione stabile. A 1 e 2 massimi oppure fa fuori il pollice compere, però è niente. Ma poi stanno i dischi che consumano. I dischi ci sarebbero un'altra diatriba da accendere, ma non provava a rendersi. Dice il disco è sempre meglio acceso, sempre meglio spesso. Cioè, no sempre, cioè metterlo il disco in stand-by quando non è utilizzato, ma non ci sono accessi a quel disco, il disco si deve mettere in stand-by, smettere di ruotare e si deve andare in parte. E ripartire ogni volta che c'è una richiesta? Magari. No. Io rischio che puoi configurare anche a dire se dopo 10 minuti che dice dopo 10 minuti che nessuno mi chiede un file, il disco smette fisicamente di girare, non gira più, e le vestine vanno da parte, escono fuori dal disco. Nel momento in cui c'è una richiesta, il disco riprende a girare, parla il gym, 7200 rpm teorici, eccetera, eccetera. La testina di parte non dice che a leggere. Questo consuma sicuramente di meno, perché il disco non è utilizzato, viene messo in basso, quindi non consuma. E teoricamente non c'è neanche pericolo, cioè il ciclo di vita dovrebbe allungarsi, perché se non mi serve lo metto al posto, non lo uso, le 100.000 ore che ci vanno nel tempo, per anche 50 anni. C'è qualcuno che però dice no, a furia di spegnersi e di accendere le segne che vanno avanti e indietro, è più lento perché il tempo di risposta è più lento, perché da fermo deve
qualcuno che dice questo fatto di spegnere, accendersi, di partire, tempi di stop, di ripresa, possono, no, non è che non solo non fanno bene, cioè non solo non cambia nulla, ma quando poi ti peggiorano il disco, la misura del disco, e ci sarebbe da studiare, fare test, il lungo tempo, perché voglio dire, non posso fare test, quanto tempo posso tenere a 5, ma non fanno test, invece. Muove i punti di sono gli SSD che stanno crollando i prezzi. Ma stanno cominciando a pensare. Sì, infatti questa ovviamente è un'altra situazione tipica su SSD. Che gli SSD consumano poco la corrente. Non ci hanno fatti neanche. Non ci hanno fatti il problema. Il problema è che il costo iniziale è alto. Cioè rispetto a una BC 500 prende 30 o un disco da 100 euro o un SSD da 130 euro. Il problema è il flusso di dati. Perché gli SSD supportano tot di scritture. Comunque, a parte come uno conto. E il recupero dati tra l'altro è pure più complesso. È desuso, Guarda, guarda, non è che fa il recupero dati da disk SSD, cioè da SSD. Cioè, comprare 12 dischi, per esempio, SSD, non è che costa 30 euro in più. Non lo so, poi l'hanno accattato. Prende solo per 12. Settimo, dodicesimo, fai così. Consumi